la cucina. Sì, cioè, sì, questo piano sì. Parliamo del 1200, sì. No, dico, è rimasta, era la cucina anche di... Eh sì, uguale. È stata ripresa, era messo male. Il comune l'ha acquistato nel 2001, questo castello. E nel 2016 l'ha ristrutturato. A chi apparteneva prima? L'ultima famiglia è stata Brandi. Brandi, infatti l'ultimo... Quello dell'hotel Sant'Antonio. Eh sì, questa che era parente. L'ultimo infatti è stato Don Placido Brandi. Don Placido Brandi. È stato trovato morto qui dentro. Morto qua dentro, vai. Ma qua sono altri affreschi, altre cose da vedere. Vengono in mente di tombe, qui si è sotterrato. Poi il paese è sempre tornato a pure una località. Che cos'è la strada? E qui fino a qua? Sì, fuori paese. Hanno fatto i lavori del gas e hanno trovato i momenti di queste tombe. Tombe di che epoca? Che epoca? Quarto secolo. Quarto secolo. Avanti Lugani. Cristo? Ah, quindi Lucani qua. Sì. Infatti qua non si sente parlare nemmeno di Cilento, questo è Lucania. Sì. No. Sì, andare a Lucania questo. Ah, si è appicciata la prima non c'è bene. Si dice? Che si è trovato il proprietario morto lì dentro. Ah. Mezzo bruciato. Infatti, il signor Dorato ha visto della fuma. Ma si è suicidato? Sì. Eh? Sì. Molto probabile. Questa sala è la sala del canale. Per fare i convegni? Sì, matrimonicini, libri. Ah, anche matrimoni? Vabbè, quest'anno niente. Abbiamo fatto un paio di libri quest'anno. Questo è uno dei quadri più famosi di Biagio Mercadante. Perché? Ah, Biagio Mercadante, il scultore. Questa è la chiesa di Tabernacolo. Come era prima l'epoca. Fatto con sacchetti di genere. Questi sono altri due. Ma quello è proprio suo, che diciamo. Così. Che fanno? Questa è l'altra luce di questo piano. Che bello, penso. Classica. Questi sono i quadri del signor Zà, per esempio, Caggiano. C'è il suo arco di tratto. Dipende la zona. Sì. Questo è tornato alla... Quindi il passato di Torraca è tutta morte e tortura, il presente di Torraca è tutta bellezza fantastica, sì. Capito? Praticamente Torraca per mille anni è stato un posto di morte, di lucubre, di... No, c'è un motivo ideologico molto importante. Mentre invece adesso sta nello splendore. Ho capito. Peccato che prima Torraca, quando era morta, era un luogo di estrema importanza nel territorio, aveva un potere enorme. Adesso c'ha i quadri belli, però non conta più niente. Ma ci sono i bagni di cioè? I bagni di una volta. Eh sì. Non si sedevano. Sono tutti così. Il castello è molto bello. Questo è il giardino che è stato costruito dopo. Dopo c'è? Che dopo come vedete là c'è la T del ponte, levatoio. Può essere che c'è un'altra entrata che era fino a qui più o meno. Poi qual è la cosa del ponte? Lì. La T lì. Penso che arrivava più o meno qui. Questa altezza qua. Era un'altra entrata. Questo costruito di giardino, fatto il tempo dopo fatto il giardino. La parte che vedete abbandonata è il castello, che non ha preso più il comune. Si batte da fuori, come vedete, sulla sinistra è abitato. È abitato tutto quanto il castello. Molto bello. Sì, veramente bello questo. Somiglia pure un po' come noto. Questo. Parliamo di un castello nato nel 1200 già prima. O è normanno, ok, Angioino. Sì,
1260 è un gioino. Non chiude a chiave. No, no, non si chiude a chiave con la porta. Attenzione nella testa, ok. Qua siamo nel cortile interno. C'è la luce della portelletta. Ho visto. Queste potevano essere delle prigioni o delle stalle per i cavalli. E si saliva fino a lì. Per cari dei cavalli. Sicuramente per come è pensato qui a Torraga, che sono prigioni, perché qui c'era il terrore. Somiglia, è uno spettacolo questo castello, bellissimo. Quella cappelletta. Guarda come pure l'interno. Ci sono i castelli. No. Ce ne stanno tanti messi così. Visitabili, questa cappella. L'affresco è stato preso sempre da sotto. Ma non è sconsagrata, no? No, non credo. C'è la croce, tutto non è assolutamente. E là c'è la lapide. Che vuol dire re Ferdinando II di Borbone. Eh sì, qui è venuto ospite a Torraga. Sì, per una notte. Perché è stato ospite qui. Il problema è che non si viene bene. Devi venire mai, dai, un giorno. Ma prima di partire ce ne ci torna. Ah sì, di giorno siete un po' meglio. E questo scende fino qua all'entrata. Cioè, non è quella che abbiamo fatto noi questa. No, abbiamo fatto altre, noi siamo saliti per le scale qui.